Tanto, vedi, gli Oscar sono pilotati tanto quanti Nobel. E dai, su, perché devo sempre dire il vero? Ma io dico il vero, dico, perché so vero. Sono tutti pilotati. Altrimenti, figurati se è Margherita che piava il Nobel. Quella sta Ti nemmeno dove cazzo chiedono sta un stella polare. messaggio. Puoi dissare le menti più eccelse del mondo? Beh, un po' sì. Perché? Ho capito, però appare brutto, Io, caro, lo faccio con estremo rispetto e garbo. Ok? Estremo rispetto e garbo. Perché c'è anca la sepolta in codesto? Perché? No, questo non ci ha detto altro. Perché c'è anca la cazzo di sepolta? Perché c'è anca la sepolta in codesto? Ma io a me che ce faccio di anca la sepolta? Dici tu, Matti, perché c'è un sacco di estrattol. Vero, bravo, potrebbe essere, diciamo, un'ottima soluzione. Potrebbe essere. Se è proprio necessario. Devo da sta mezza puttana, raga. No! Mezza, ho detto. Mezza. Oh, però posso vedere il mazzo, perché io sai, cioè, nel senso, non è che l'ho capito. Acara! Zot! Scusatemi, Kartut. Spero ti piaccia la mia invenzione. C'è un sacco di fregnacce sto Ci mazzo. siamo. Ma cazzo, avevo attaccato prima faccia, però. Non è esplosivo. Gioia! Si va di anca? Si va di anca! Comunque abbiamo già un certo valore in mano, eh. Abbiamo anca, ci rendi il meno marcio 1, difensore 1 e probabilmente andremo a top deckare esattamente Nzot, che comunque non servirebbe a niente perché è il video di battaglia. Fan of Knife. Però raga, Kartutano non è proprio stronzo, l'unico problema è che sto mazzo c'ha sap, no? Quindi io non so come... Io non so come... Io non so come risponde alla Rat Trap. C'è un ragazzo che mi ha scritto su Discord non sbannare Ico. Ma perché? la Rat Trap è un problema. È un problema grosso. Ah, che tiro, raga, o è pressure plate o è ratto, non è che c'è sta troppe cose da fare. Devo scegliere in fretta. Minchia la puttana. Non posso giocare bombo nella caga che mi dà la spell, per la rat. Pizza desi do passo casino per risolvere il cazzo che segatore in merda. Che poi magari è pressure plate. Questa cosa. Oh, regà, veramente questa cosa che bana avete rotto. E tu hai rotto con gli insulti, va bene, Enrico? Quando smettere con gli insulti, Nice. smettere a me. Bravo Mattia, bravo. No, nice che. Bravo Bravo che, Mattia, bravo che, bravo. nice che. Ma Niente, no! Che? Ico che Nice sta perché giocando me. ad Apex ogni Na tanto arrivo. nice perché mi sono curato e non per altro. A ritagli pure con Taiotto. Ok, ora però c'ho un certo valore con l'NC Tech. Mamma riga se prendo il 6-5. Mamma riga se più il 6-5, che cazzo succede? Questa è veramente una cagata pazzesca. Cioè, sta roba fa schifo, fa. Vaffanculo, è pressure plate. Comunque c'è Odin che ti avverte, Mattia, Vaffanculo, è pressure plate. Che vuoi? che Sì, dimmi. ha ricevuto un messaggio dalla preside di Davide e rischi i servizi sociali, ragazzo.
Oh, cazzo. C'è Pipuzzo che dice: ciao, sono nuovo, mi saluti? Ciao Pipuzzo. Ciao amore, Ciccana 44, Pipuzzo, va bene. Sì, caro, ti saluto amore, ciao. Vedi, questo è il bello, capito? Mi saluto. Ti saluto, caro. Questo è il bello, che tu fai di tutto per poter andare a cercarti con tassa la rat, poi alla fine è nel rat, capito? E ce la prendi in culo, ce la prendi. È come l'arrivo di Senna. Come l'arrivo di Senna, bravissimo. Grande, sì. Come ragazzi, se arriva Senna io piango. Sai chi è Senna, Matti? Non voglio sapere. È la moglie di Lucian, che è stata ammazzata da Trash e rinchiusa nella sua lanterna, perché quando muori nell'isola dell'ombra, ok, essendo che Trash è il guardiano dell'isola dell'ombra, la tua anima finisce nella lanterna. Se fanno uscire... Ti rendi conto che stai laggando? Ma come sto laggando? Ah no, perché sto scaricando il nuovo launcher di LOL, scusa. Ho capito, però non è carina sta cosa. No, stavo dicendo... Mi senti adesso? Sì, sì. No, che in pratica Senna, ok, era la moglie di Lucian, che in pratica fu, tra virgolette, uccisa e rinchiusa nella sua lanterna da Thresh. Perché chi muore nell'isola dell'ombra, essendo che Thresh è il guardiano dell'isola delle ombre, ok, le anime vengono intrappolate nella sua lanterna. Beh, grazie colonnello Dilo per questa dilucidazione importante di Trash dell'isola delle ombre. Questa ora sì che sto tranquillo. Vabbè, MC Tech, caro, me la devi risollevare lei in qualche modo la situazione. Sì, no, il Barbaras, il trailer è bellissimo. Trade, fa veramente schifo. Fammi pensare. Ci sta. Dai! Matto. Ok, Matto. Ci sta. Che so è matto? E sei impazzito. Matto per un'abbreviazione di Mattia, cretino. Ci sta. Davide, sempre Davide Zeffiro. Sì. Zeffiro. Ti dice: puoi fare un video in cui ti scusi con la preside, per favore? Scusami per la situazione, ma come ben sai, non è colpa mia. Situazione del dislocatore mentale di 130. Chiaro. Non sia mai che prendo Siamat. Guarda, cioè nel senso, sembra un'utopia assurdo. Capito? O meglio non ancora, Siamat. Non sia mai che non piglio l'1-1. Capito? Questa è Igo però, e non sono io. Believe me. E non... Tanti lo sai che non so io questo qui. Attivazione del dislocatore vitale DC-130. Scusami, ti chiedo scusa. Mi fa un po' impressione. Io ce l'ho Zilas in questo mazzo. Però... E niente, l'ho a trovare. Ma come dici? Non sto trovando un figlio di puttana niente, non sto trovando una mica. Quando mi ha buttato la mano. Chiaramente la mia risata era una risata di sdegno, capito? Di sdegno. Ma te ne ho scambiato perico in chat. Scusatemi, chiaramente, cari, mi ho lasciato tre da io. Ma posso farti una domanda? Sì.
io perché chiedo a te, perché tu sai che io agli FPS sono scarso in culo, sì. Siamo proprio tantissimi. Sì, sì, beh, lo sappiamo benissimo. Ma, scusami, ma Ico sì. gioca tipo ad Apex, gioca giorno e notte, ok? Ma cioè, come fai a essere ancora così scarso? Non lo so. Cioè, nel senso che sai, se giochi... Dai, porco... Vieni. Valera! Dai! Chi sei? No, dico perché c'è, sai, va contro ogni... legge, cioè nel senso è come se tu ti alleni una vita e non c'è manco un muscolo, cioè, È stupida come cosa, no? Giustamente Comunque ci sta Edo Biara che ti dice: caro, questa live è noiosa, vado a fissare il buco. Caro, come mi dai torto? Mi raccomando, caro, dimmi se poi il buco... Dico, dice, tu sei scarso. Ma sì, io ho premesso il fatto che sono scarso agli FPS. Bravo. Però non ci ho mai giocato agli FPS. Cioè, se io ci gioco 10 anni agli FPS, un minimo divento bravo. Cioè, tu c'hai 45 anni, sono 27 anni che giochi agli FPS e sei sempre il primo a morire su Apex, incredibile. E oggi gliel'ho detto a Mattia che manco ho visto la live ed era vero. Cioè, era vero. Era vero. Comunque 47 anni e risponde bla bla bla. Ho perso. A meno che non prendo sto cazzo di... Guarda che pazzesca sta cosa. È incredibile sta cosa, oh. A meno che non ti gioco senza volto più evolvo. Arriva la punizione. Ma che ti chiedo io? Ma chiedo tanto a volere un cazzo di... Non dico Zotte, perché pure in Zotte sarebbe stato da chiederlo. Ma dico io Zilliax, no? 8 carte left, cioè dammi Zilliax, dammi. Un gioco di merda. Fa schifo. E comunque se mi chiamo Zilliax vincevo, forse, non so che cazzo. Capito, di? Quindi quando ci vediamo ti spacco il naso. Ti faccio vedere ma scusa, voi stai in palestra tutto il tempo, ma sei sempre 1,20 m. Vabbè, ma anche là... Non prendo tutte le parole... Ok, ma no, raga, io... però se voi iniziate a prendere per vero tutte le parole che dico, siamo fottuti, ok? Siamo fottuti, perché io dico un sacco di fregnacce. Ti sembrerà assurdo, ma dico un sacco di minchiate io. Non l'avrei mai detto, cazzo. Cioè, dico cazzate, capito? Non è che dico sempre la verità. E dammela la mummia. Perché se ti e dammela la mummia. E dammela sta cazzo di mummia. Dammela sta cazzo di mummia. Se mi siedo su di te ti schiatto. Ho capito, mo... Allora, ok, non stiamo a fare un discorso serio perché non capite niente, allora. Non capite il cazzo. Il rispetto verso la chat. Vabbè, andate a fare in culo, va. Meritate di morire. No! Chiaramente no! No! Meritate! Ti sei impazzito, ho detto una cosa da... Meritate di fare la fine di Fortnite. Meritate il buco. Meritate il buco. Boh, anche qua il buco, però aspetta, perché potrebbe essere... Vabbè, in tutti i sensi è buono avere il buco. Ah no, beh, ok, a posto. Beh, dipende, insomma. C'è Aldo che non lo vede da anni. Nel senso... Mo è contentissimo, lo sta guardando e riguardando. Cazzo, è vero, raga, c'è Aldo che un buco non lo vede da dal 15-18, è vero. C'è la Pertini, Vabbè, vede quello della mamma, quando dorme glielo apre. Fa un attimo una spizzata. Ma no, ma che immagine brutta è! No, fa una spizzata con l'occhio, vede se tutto va bene. E da lì che era il famoso detto, no? Di quando... Oh, mi è successa una cosa, mi sono svegliato con uno stronzo in gola. Perché gli ha cagato, capito? Mentre stava a guardare. Ma oh, regà! Ma no, regà, veramente! Oh, porco, ma mi avete rotto il cazzo! Ciao, certo, Mattia. Ma mi avete rotto il cazzo, sta giocata! Mi dissocio. Ma da che? Enrico mi ha detto di socio. Vabbè. Rispetto lo gusto, oh, ancora lo stesso. Oh, senti. Non posso slorollare sempre, Per favore, Per favore, non posso slorollare sempre. È impossibile. Solo là. Non slorollare. Sì.
Oh, sempre. Sempre, 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 sempre. Non esiste che questo gioco qua è un gioco veramente di merda, porco Dio, se lo rollo sempre. Vabbè, tra... non è che ti dico 2 anni, dammi il rush, dammi la frena di mamma. Sempre, sempre. Sempre. Un lacchè ha preso, vi invito a osservare questa cosa. Un lacchè ha preso. Rush. Ok, meno male, va. Meno male che è un coglione. Meno male che lui è un coglione. Meno male che è un coglione. Meno male che è un coglione, perché sennò qua. Rispetto. Meno male che è un coglione, perché sennò qua ti dà. Ziglia! Ciao! Ehi! Ciao! Figlio di puttana! Vi seppellirò! No, vabbè, comunque. Dai, no. Nel senso, oggi sono in nonchalance, dai. Se non sembra. No. Oggi sto in nonchalance. Anche se non sembra, sto in nonchalance. Sto in nonchalance. Sì. Nonchalance. Forse stasera abbiamo vinto, eh? Forse. Dico forse perché c'è ancora una serie di evolve che potrebbe dire il cazzo. Chiaramente non è un coglione. Kiros è una bellissima persona. Un burino, grazie mille per il 18, amore, bentornato. Grazie Icaro, amore, grazie per i 5 euro. Ci sarà il Luca Comics, almeno forse riuscirò a beccarti K. Allora Icaro, lasciamo una cosa, amore mio. Dopo questa cosa e dice... Icaro se l'ha venduto. Icaro, aspetta Icaro. Vengo solo per te, vengo caro. Perché se mai ci dovessi... cioè se mai sto in Italia, capito? Cioè se mai ci dovessi... Ma... vabbè. Raga, se non vado a BlizzCon, vengo a Lucca Comics. Ci vengo però solamente sabato. Perché... come solo sabato? Che? Ma a me mi devi ospitare 2 giorni. Quindi... ci vado solo sabato io però. Vabbè. E solo per Icaro. Ci vado e le porto gli porto il regalo dell'evento. Oh, essendo che... quanto che tempo fa c'è stato l'evento? Un po' di mesi. Oh, no, comunque, stiamo a segnare una cosa, Matti. Sì, dico. No, perché poi facciamo la fine dell'altra volta. Ricordi l'altra volta a Lucca Comics che ho dovuto prendere il platform? Perché tu eri in America. Mi ricordo. Sto giro, essendo che pure Miriana sta in Calabria. Mi ricordo. Ti dico io... Mi ricordo, ho capito che intendi. Ti dico, no, ti faccio lasciare le chiavi da un mio amico a Pisa. Così quando vengo me le prendo. Vabbè. Non ho capito, ripeti un po', non ho capito quello che hai detto. L'anno scorso mi sono dovuto prendere il B&B con Ico. Come tra tutte le persone normali. Oh, okay. Io, caro, scusami, con Ico. Scusami, tu eri in America, ok? Stavi. E in pratica. E quindi cioè, non c'era nessuno a casa tua che mi poteva aprire perché ti eri portato le chiavi. Okay. Sto giro, nel caso tu dovessi andare al BlizzCon, ok? Sì. Essendo che Miriana... sì, ti periodo... lascio le chiavi della casa mia, certo che sì, caro. Però mi raccomando, ce veni con Ico. No, certo che no. No, no. No, dico avvertimi quando... perché te faccio lasciare da un mio amico. Che è fidato, andiamo qua, è fidato. È fidato? Sì, è uscito da poco. È uscito da poco? Sì. Ah, ragazzi, la partita sarà molto lunga, nel senso che... dov'è il BlizzCon? È a 100 celle. È a... cretino. No, lo fanno sempre ad Anaheim, caro, in California. Sempre ad Anaheim lo fanno. Provincia. Sapete, raga, qual è il problema? Sono claustrofobico. Basta, tu sei claustrofobico. Ok, sono claustrofobico. L'anno scorso è stato un parto arrivare fino in California. Vabbè, ma ti prendi la pillola e dormi. Ma quale pillola? Mi sono preso so quanto...
tutti i litri di Xanax. Ma se c'ero io, ti davo un cazzotto. Sono uscito da un cazzotto vero proprio che stavo sbiellato completamente. Sapevo che dovevo fare. Sbiellato. Wart? Wart. Sapete, raga, perché Wart? Comics siamo tutti quanti da te. Raga, sapete perché Wart? Perché posso fare Taurissa colpendo Cobaldo il medesimo tu. Enrico, scusami, caro, ma non sei stato interpellato. Questo. Grazie. No, sto scherzando. Oh, è peggio di una film. Ah, ragazzi, peggio di una film. Una femmina bugiarda, ma la sa. Grazie, French, grazie per il 18esimo, amore mio. Bentornato. Bella Matti. Sono giunto a 18 mesi in tua compagnia. Continua così. Bel maschione. Grazie, cazzo. Grazie, amore. Ok, qua Mario Colonnello devo ragionare per cortesia. Un po' di certo. Un attimo, un silenzio religioso, per cortesia. Certo, tesoro. Bene. Raga, chiaramente non gioco niente perché non ha senso farlo. Spero che non mi contesti l'1-1, così posso fare il re del furto cobaldo e pescare tre carte a costo zero. Teoricamente a 8 para non credo che me la contestare l'1-1. Mattia, fatti i cazzi tuoi, Paddy. Non tu, caro. C'è giù Icaro che dice che lui sabato non c'è il Game Week. E vabbè, al Luca Comics. Però ho capito, raga. Non aveva ben niente, però. Abbiate bene, pazienza. E compassione. Mazza che merda. Mazza che schifo. Aia la fissa. Amore mio, fottiti. No. No, no, fottiti. Che cazzo. Quando è truppa, Ma se non è truppa, è combattuto. Devo assolutamente pescare a carte che devo fare poi la combo con Zottinio, capito? Mi serve in Zottinio, mi serve. Ma come faccio? Ma come faccio? Ma così non evoca niente, Katrina. Ma come faccio? Perché la salva 5C? Saluta. Grazie, grazie Colombe. Le nostre tombe. Grazie, Enzite, sei proprio nel momento perfetto, gioia. Perfetto, bravissimo. Grande, 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 va là. Grande, Tessia. Oh, puttana maiala. Faccio strada. Ma ha dato un luck è utile. Pazzesco. Fortissima. E comunque, ragazzi miei, carissimi, di Zotto ancora nemmeno l'ombra. Quante carte mi rimangono? 8, 8. A lui 17. A lui 17. Se c'è Zotto, ti giuro che me cazzo. Ok, questo è un bel agnello pure, però vaffanculo. Questo è un bel agnello, eh. Paddy. È un bel agnello. È un bel agnello. Vabbè, sì, scusami. Ma raga, non va a faccia. Mono. Non va a faccia, raga, vero? Raga, sbatterà contro l'1. 1. No. Non c'è l'1-1. È l'1-2. E io prendo backstab, ho capito. Potere dal nulla.
Ma sì, dai, due è meglio di uno. Io essere te, amore. Allora, devo liberarmi la mano. Micchia, che cazzo di carte sono rimaste a me? Cartu, Tacar, Zot. Hero Power. È fine. Mi ci pulisco il cazzo, C'ho un po' di paura di giocare Hacker, non ve lo posso negare sto fatto. C'ho una paura fottuta nel giocare Hacker io. So se la play. Lui lo giochiamo sicuro. Lei pure. Io non so di giocare, raga. C'ho 8 carte sole. Probabilmente. Probabilmente non è da giocare. C'è una paura proprio villana, fottuta di giocare. Perché. La play l'ho fatta perché abbiamo trovato il secondo piano di coballo, altrimenti no, non so se avrei giocato un zottino. Probabilmente l'avrei giocato lo stesso perché stavamo sotto Antrino. Che fai? Matti. Chiaramente, raga, è tutto calcolato. Abbiamo Shadow Step, ci riprendiamo lo zottino e abbiamo altri zot. Cioè, abbiamo un zot come se buverassero. Dimmi, colonnello. Posso tirarti un attimo? Basta che mi dai pochi Talnos. Vedi, manco uno solo. Dimmi, caro. Ti tiro su di morale. No. Sono abbastanza su di morale. Finalmente ho vinto la partita giocando. Ti tiro su di viewer. Va bene. Grazie. Ok. In che modo pensi di farlo? No, non me lo dire, caro. No. Chi è quel tipo con la maglia verde? Chi è? È un tuo collaboratore che prima faceva video su YouTube in quella. È lui. È veramente lui. Aspetta, te lo cambio, aspetta. Beh, è lui. Quanto tempo fa? Guarda che ciuffetto che c'ha. Guarda il ciuffetto. Aspetta, ti do un indizio. C'aveva un capello foltissimo. Te ne do un altro, aspetta. No, ho capito, chiaro, non corre che mi fa vedere tutto. No, rank 700, questo è forte, Rank 700, questo è fortissimo, Mattia. Oh. Dimmi. Ti chiedo in chat di fare una reaction ai vecchi video di Alto. Lo chiamo. No, non chiamarlo che poi siete concentra. Lascia fare che sta sta guardando il buco. Lascialo guardare il buco a Santa Pa. Ma scusami, ma avevo detto che alle 22 usciva all'evento. Oh. Vabbè, li sta trollando tutti. E loro, guardiamo il buco. Ti posso abbandonare 10 minuti perché devo chiamare una ragazza che mi fa il filo. È netto male, vedi? No. Sicuro che è netto male? No, una ragazza che c'è, sto là. In pratica, però c'è una situazione un po' strana perché essa è fidanzata, però... Vabbè, chiamala, facci... Dai, facci sentire No, facci sentire. Dai, facci sentire qualcosa, che siamo curiosi, va là. Va bene. Dai, siamo curiosi. No, meglio di no, sto per fatti meno. Te senti più a tuo agio per i fatti tuoi? Sì. Vabbè, la cara, lascia fare. Non so, raga, mi sa che è un control questo, gli spacco il culo, c'è un control. Regà, i control suo mazzo gli spacca veramente il culo. È l'unico mazzo che ha modo di avere 25.000 zot nel mazzo. Grazie chiaramente al Togo Hyper Scheme. Ed è fortissimo.
Quanto hai bevuto oggi, Tato? Ma che ha bevuto, caro, capirai. Ma che ha bevuto? Ma che beva? Ma che vuoi che beva? Ma che vuoi che beva? Oh, attenzione! Ma no, ha detto che devi chiamare una persona che gli sta a far filo, ha detto. Ha sbagliato numero. Coglione, ha sbagliato numero. Ha chiamato Miriana, ha chiamato. Cretino. Come? Ciao. Mi era voluta quindi questa cosa. L'unargenta non cadrà. Io non sto capendo cosa sta succedendo, ma non è che era voluto questo fatto. Dai, gioca Evolve, dai, gioca Evolve, gioca Evolve. Cristo di Dio, gioca Evolve. Bravo, bravo, bravissimo. Gioca un'altra Evolve, bravo, 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 bravo. E io... Ah, amore. Amore, lo suo ruolo è importante in lei. Meno male, Dio caro. Uè. Ambecille. Scusa. Ma che pizzi che... No, no, che... ho fatto subito perché c'è il ragazzo, non poteva parlare. Ma chi pensi di Pablo? A me. A me, Mattia. Che c'è, perché? Perché hai chiamato la ragazza? E ti ho detto, c'è sta ragazza che mi scrive, sa, ci sentiamo. Matti? Sì? Hai chattato Lori 1200. Scusami caro, secondo solo, fammi un attimo sta giocata e vengo. Non so se mi rimane il lacchè, io vorrei... Cazzo con lui. E raga, vaffanculo, è troppo forte sta giocata. Oh, sti cazzi della che. Sti cazzi. Che cazzo. Cioè, alla fine, a parte cose strane, addirittura sono potendo da due taunt. Gioca questo in curva è il dream del dream, Oh, è una delle pochissime volte che sono riuscito a counterare Volpe doppie Volpe, perché ha rollato male quel faceless, probabilmente gli ha fatto perdere la partita. E vorrei pure vedere. Ha rollato faceless, Kodo, che comunque 3-5 non è minacciosissimo. Il problema è che solo può rievolve. Il problema è che ha giocato mutette e doppie Volpe e fa quella board di merda. Di merda. Che ne dici di una tempesta? Questo è il problema. Una delle poche volte in cui effettivamente ho gusto nel vedere il nuovo. Mattia. Aspetta, caro, questo qua è un turno importante, devo ragionare. Per cortesia. Perché non l'ho attaccato? Perché non l'ho attaccato? E volevo a board. Devo andare ad altri save, Due, quattro. Sì, devo andare ad altri save. C'è un problema gigantesco che sta nella sua spella 2 che gli rievoca Murloc. Se filla a bordo con quella merda lì, se setta la spella 6, caro, io ho cantato. Nice. Quindi tu farai tutti i giorni live il pomeriggio, Mattia? Che domanda è questa? No, ti chiedo. Dalle 3 alle 6, giusto? No, domani devo fare il tempo per la mattina. A che ora? Alle 12. Va bene. Guarda, mattina diciamo avanzata in qualche modo. No, va bene. Okay. Sei più sereno adesso che lo sai? Sì, mi sto organizzando. Perché hai chiamato Miriano? No, io non ho chiamato Miriano. Eccola qua, la spada 2. Vabbè, lo sai, come amici siamo amici. Bravissima ragazza.
2 e 3. Attivazione del dislocatore mentale DC-130. Da qua. Oh. Devo tra da. Ma poi farà semmai un conto. Sì, infatti sto pensando se fare in seconda visita, lo sai? Sì, ma lo devi fare prima di tra da. No. Ah, perché tra di uno. Okay. Allora fa e poi pop. Akra? Sì. Attivazione del dislocatore mentale DC-130. Annuncia la fine del vostro mondo. Oh, non da patch. No, me lo tengo, fanno knife perché c'era ancora di quelle spell a due maledette. Mi spacca il culo le spell a due. Mi spaccano il culo. Cazzo, il mago in topic. Ma in realtà il mago invece pulisco il culo pure di questa. Alla fine se qualsiasi evolve li possa fa, cioè il l'hacker lo distrugge. Mattia, scusami se disturbo, potresti dire a Miriani guarda un attimo WhatsApp? More, guardi WhatsApp per cortesia. Oh, arrivo subito. Disturbato. So che cazzo sta a fare. Affrontate la vostra rovina. Famo sto cazzo di Fan of Knife. Ne famo sto cazzo di Fan of Knife. Voglio veramente pusha sti cazzo di danni con quello stronzo. Fammi pensare. Vabbè. Affrontate la vostra rovina. Sì, sì. Ha perso, ragazzi. Concede, still resista fino in fondo, attenzione che bello quando vado così io che non concedono. Dai Yugi amore, fammi sognare. Vai, dai fascia con l'arma, vai fascia con l'arma che sto a 20, vado a 17. Faccia, faccia, andiamo a farti, andiamo a faccia altra. Questa volta. Questo tempo era probabilmente, era evitabile, poteva non perdere. Non so se tu lo conosci oppure no, ma lui spacca i culi con il muratello bro. C'ha le carte, fanno parte di un giochino in cui lui crea delirio e arte. Ciao cari, sono Atrix.